Carissimi amici della Pogonomia, buona domenica. Mi trovo qui nella mia casa di montagna, scappato dal caldo torrido torinese, un weekend montano. E ci sbarbiamo, come ci sbarbiamo? Con il rasoio che io mi tengo qua fisso, che è il Rockwell 6S o S6, non mi ricordo più. Regolabile, con più pettini, ogni lato del pettine ha un livello di regolazione, vanno dall'1 al 6. Io uso il 3 generalmente, però per questo test facciamo un test classico, quindi partiamo dal 6. Io qua avevo già armato il rasoio, ma è con una treat carbon, vedete, treat carbon. E la regolazione è R6. Eccolo qua. Rasoio in acciaio, io non amo questa satinatura, però devo dire che io lo utilizzo regolarmente a 3 e dà dei risultati abbastanza buoni, insomma, mi soddisfa. Anche se preferisco rasoi meno satinati, di questo è molto satinato. Bella anche la base, pesante, su cui appoggiarlo poi. Pennello che ho portato, che tengo anche qua, lo Yaki, pare che si chiami Raibon, con il sintetico in, diciamo, finto cavallo. Novità del giorno, il sapone, i saponi, ma oggi proviamo uno, che mi ha fornito per il test l'amico Bruno Iepariello. Bruno Iepariello che li produce in casa, e non li ha commercializzati, questi sono saponi non commercializzati per ora, perlomeno. E io ho scelto per la rasatura il vegetale, lici e pere. Allora, lui me ne ha dati tre in realtà da provare. Uno, due con il tallo, fatti a base di tallo. Uno che è veramente impressionante come profumazione, che è una profumazione che assomiglia molto al profumo Invictus. E un altro invece, muschio e more, come profumazione. Però devo dire che tra tutti e tre, quello vegetale è quello che mi ha colpito di più, per la tecnica di montaggio, per la meccanica, chiamiamola così, e per anche un profumo non male, un profumo che è forte ma piacevole. Allora, Bruno ne produce in quantità veramente limitate, parliamo di produzione casalinga, in cucina, insomma. E al momento non appunto non sono commercializzati, però diciamo, l'idea è quella che magari in futuro potrebbero essere, insomma. Mi ha chiesto un parere e io ovviamente gliel'ho dato secondo quelle che sono le mie sensibilità. Il migliore di tre che lui mi ha fornito, secondo me, è questo, ad oggi. Questo che contiene tutta una serie di ingredienti. Che sono particolari perché io ho preso nota ovviamente perché non sono un esperto per rendere scorrevole per facilitare il montaggio del vegetale c'è burro di karité, c'è burro di mango, c'è burro di cacao, c'è olio di ricino, c'è lanolina, c'è glicerina aggiunta, quindi aggiunta quella che prodotta naturalmente dal sapone, e c'è argilla verde che dovrebbe aumentare la scorrevolezza. Vedete anche la confezione che è del tutto improvvisata, insomma, quindi non c'è niente di ancora di packaging, insomma. Acqua calda e qui in montagna è un po' come dire più difficoltosa. Solo per bagnare il pennello e addentrarci in questa rasatura. Il pennello Yaki 26. Calda qui l'acqua prima che arrivi, cioè, ma meglio, eh? Meglio del caldo torrido torinese, siamo andati a 42 gradi, condizionatori esplosi. Invece qui, come vedrete dalla foto di copertina, non si sta male, eh? Anche se non fa freddo, i 30 gradi sono anche qua. Allora, andiamo col pennello a prelevare, vedete questa confezione che è presa ovviamente da un altro prodotto, però funziona molto bene perché dà spazio al pennello per prelevare bene il sapore.
Facciamo un montaggio in viso. Sapone di Bruno Iepariello. Lui li produce in casa, le pentole. Vedete come viene via bene? Ma vediamo come monta. Adesso sciacquiamo il viso. Abbiamo aperto l'acqua per aumentarlo. E qui il montaggio è impressionante. Dei tre che lui mi ha dato, questo è quello che monta veramente meglio di tutti. Gli altri due al tallo montano diversamente, meno più difficoltosi. Devono essere ancora perfezionati. Questo invece senza acqua, avete notato, no? Guardate. Io aggiungo un po' d'acqua però. Era un burro, no? Ma vegetale. Devo dire, grande consistenza di montaggio. Poi il profumo può piacere o non piacere, perché sono lici e pere, ma dipende se piace o meno, però la consistenza di montaggio sicuramente ottima. Regolazione 6, quindi attenzione perché il massimo è la regolazione. Carbon, la metta efficace ma delicata, mi dà una bella mano a gestire questa regolazione 6 che effettivamente espone molto la lama. Sono baffi, completiamola. Ecco, questo satinato all'inizio può risultare un po' fastidioso sulla pelle, questo senso che un po' sembra fare della resistenza, poi però con l'acqua. Ce l'abbiamo fatta, sciacquiamo e cambiamo la regolazione.
il pelo obliquo, eliminiamo il pettine 6 e optiamo per un 3. Ma questo era l'1, il 3. Eccolo qua. Eccolo qua. L'uno lo mettiamo in contropelo, vediamo come fa. Devo annotarlo perché chiaramente non sono a casa, quindi anche le regolazioni sono tutte da vedere. Acqua calda in viso. E il nostro sapone pieno di burri. Guardate come montano, eh. Al contadino non far sapere del sapone del lici con le pere, proverbio che viene in mente quando guardate com'è molto compatto, io lo voglio un po' più liquido e quindi metto un po' d'acqua nel pennello. Ecco qua, 3. Il 3 scorre, scorre delicato. Io infatti quando lo uso normalmente tengo fisso 3. Cioè non uso altri pettini, dico la verità. Ve la dico tutta. Campane. Nella chiesetta. Ecco qua. Allora. Comodo, il 3. Ecco qua. Anche l'obliquo è andato, diciamo che già adesso potrei fermarmi, eh? Però voglio essere puntiglioso e fare anche il contropelo e farlo a questo punto con il pettine 1, che è esattamente l'opposto del 3. 1. Che a questo punto sarà chiusissimo e infatti lo è, ma noi ci proviamo lo stesso. Qua c'è ancora sapone, guardate quando ce n'è ancora.
Perfetto. Allora. Allora, contro il pelo. Ecco, l'uno effettivamente è molto delicato, eh. Addirittura non si sente la lama. Anche se un po' canta anche lui, eh. Quindi qualcosina porta via anche lui. Qualche dettaglio, qualche rimasuglio. Eccoci qua. Contropelo fatto con l'uno, ultima sciacquata del rasoio e ultimo passaggio. Solo per togliere il sapone, non c'è più niente. Ok, allora mi tappo il viso, acqua fredda, il BBS era aggiunto, e andiamo a pulire. Allora, che dire, post-trattatura ottima, il sapone che ha tutti questi burri ha fatto un ottimo lavoro. Aftershave, io cosa ho portato qua? Ho portato il mule all'aloe vera, quello che ho comprato a Berlino, che non è male, eh? Non è male. Allora, facciamo qualche ragionamento e poi ci salutiamo. Iniziamo con il nostro Rockwell 6S abbinato alla Tritt Carbon, utilizzato con i settaggi classici, 6 per il pelo, 3 per il pelo obliquo, 1 per il contropelo, mi ha donato un BBS assoluto, che però mi dona sempre lo stesso quando uso solo il 3. Quindi, rasoio fatto molto bene, oggettivamente non si sente la necessità di grandi settaggi, secondo me, perché già con il 3 andiamo bene, non rischiamo di incidenti e abbiamo una profondità di taglio commisurata a un'esposizione della lama assolutamente eccellente. Quindi io consiglio questo rasoio utilizzandolo con settaggi non esagerati e nemmeno troppo blandi, perché l'uno oggettivamente non si sentiva quasi. Quindi adesso lo sto asciugando dopo averlo sciacquato. È un rasoio fatto molto bene, ben costruito, insomma, una bella idea quella del. I tre pettini che si possono intercambiare e anche girare, quindi con due regolazioni del pettine, rasoio pesante, insomma, non male.
Carbon delicata, però efficace. Non è una lama che, insomma, una lama che comunque va scoperta bene, va utilizzata bene, abbinata con certi rasoi, dà grandi soddisfazioni. Poi c'è il sapone di Brun, il Bruno Iepariello, in questo caso vegetale, lici e pere. Chiaramente la confezione è tutto improvvisata. Beh, mi ha stupito dei tre che lui mi ha mandato, mentre Bruno, gli altri due sono da perfezionare, soprattutto in fase di montaggio, per la tecnica, per la meccanica di montaggio, perché la profumazione di questo tallovato, che ricorda molto Invictus, è ottima, veramente ottima, elegante. Così anche come l'altra, che è il muschio e more. Però il montaggio è un po' più complicato. Invece questo devo dire che monta molto bene. Non guardate il marchio della scatola, che ovviamente è adattata. Monta molto bene e offre anche una posacatura di tutto di grande livello. Quindi ottimo lavoro per quanto riguarda il vegetale, buon lavoro con margini di miglioramento per quanto riguarda i tallovati. Il pennello, è una garanzia, è uno Yaki, è un sintetico eccezionale. Beh, questo sintetico qua piace tantissimo. Il manico è bello importante, quindi gestibile. Carina la trasparenza di questo colore, con una sorta di colore, diciamo un arcobaleno scuro, ecco, diciamo così. Nodo 26, quindi anche bello grosso, per faccia grossa come la mia. Ebbene, io spero che. Vabbè, poi c'è ancora l'aftershave che io consiglio, perché è un classico, è veramente un classico fatto dalla mule. Mi sono trovato bene già dal primo utilizzo, quindi non è un aftershave eccezionale di quelli, no, però è veramente un ottimo prodotto, ottimo prodotto. Resolution. Bene, io vi ringrazio, vado a fare una bella passeggiata, un po' di trekking su per i monti, e ci vediamo domenica prossima con un'altra novità magari, e niente, buona barba a tutti, buona domenica.